Ragazzi, ascoltatemi perché sono veramente serio. Lo so che con questa faccia non si direbbe, però lo sono. Allora, sapete bene che sono sempre stato molto suscettibile ai giochi di paura. E quello che vedrete oggi in questo episodio è un appuntamento su Outlast. Outlast lo conoscerete tutti, no? L'hanno fatto miliardi di persone. Io no, me ne sono sempre infischiato alla grande, ma mi avete convinto a farlo. Mi sono cagato addosso. Mi sono veramente cagato addosso. Sarà che non sono abituato a questo tipo di giochi e quindi sono veramente con la tensione alle stelle. Però io veramente non so se ce la faccio ad andare avanti. Ora fate attenzione, io non vi sto obbligando a lasciare mi piace, però davvero se vedo che mi sostenete la porto avanti, ma in registrare con l'angoscia per poi non vedere un riscontro da parte vostra mi piglierebbe veramente male. Quindi sul serio, io questa serie la porto avanti solamente per voi, per la soddisfazione che avete nel vedermi smattare e impazzire, perché altrimenti per me Outlast finisce qui. Quindi se dovesse piacervi, lasciate tanti mi piace, condividete e commentate scrivendo quello che pensate. Altrimenti io metto una croce su quel cazzo di manicomio di merda e finisce qua, eh. Comunque vi invito anche a passare dal secondo canale, perché è uscito un video del Fuck Time e anche oggi alle 1 è uscito un video di The Last of Us, ve lo lascerò qua sotto se volete fareci un salto, insomma. Ultima cosa, poi iniziamo stasera, ore 20, streaming su Twitch TV, link in descrizione. Buona visione! Sì, questo è Happy e bentornati in questo nuovo video. Siamo su Outlast. Mi avete convinto a giocare, quindi facciamo una nuova partita normale. Non ho intenzione di giocare a peggio di normale. Ok, siamo partiti. Siamo in macchina, non si vede nemmeno nello specchietto retrovisore. Stiamo guidando noi. Dove cazzo sono? Ah, ok, stiamo andando al manicomio. E vai. Quanto sono felice di questa cosa. Non avete un'idea. Sono veramente felicissimo. Mount Massive Asylum. E vai, il manicomio di Mount Massive. Che felicità. La macchina lasciala fuori, non si sa mai. Non c'è bisogno di portarla dentro. Va bene, portala dentro. Non credo che ti aprirà qualcuno visto che non c'è nessuno. Ti freno a mano. Spenge la macchina. Prendiamo. Ok. Non mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllo. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico della clinica psichiatrica Markov di Mount Massive. Sto per infrangere tonnellate di clausole di riservatezza, ma non me ne frega un cazzo. Per me quelli possono andare tutti a fare in culo. Lì dentro succedono delle cose orribili. Non riesco a capire, anzi, non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre e quelli della Markov fanno i soldi. Devono saperlo tutti. Ok, musiche già terrificanti. Zack! Fotocamera alla mano! E si parte. Ora parte. Ora lui inizia a fare. Bello ragazzi, qua sta qui. Sta guardando all'interno, sta già filmando per far vedere. Ah, c'è anche il notturno, bene. 2 di 10 la batteria. Bene, gli obiettivi vengono aggiornati nel tuo taccuino del reporter, che è questo qua, che contiene anche le tue note e i documenti raccolti. Con questo ci si sporge a destra, a sinistra. Con L1 si registra. Come si fa a mettere... Ok. Con R3 si mette la modalità notturna. C'è niente. Con X si salta. Qui sono i miei piedi. Per aprire con un colpo una volta non è andato per aprire lentamente. Tieni premuto quadrato per aprire velocemente. Sulla videocamera premi R1. Percorrere L1. Vento, le ambientazioni più tenebrose della storia. Ragazzi, c'era uno alla finestra! Solo adesso mi viene il vomito. Il manicomio di Mount Massive, chiuso nel 1971 per uno scandalo messo a tacere dal governo, ha riaperto con il nome di clinica psichiatrica Markov nel 2009, sotto l'egida di un'organizzazione umanitaria, a 1,5 km dall'ospedale. Il cellulare ha perso il segnale. Più che un problema di copertura, sembra quasi che qualcosa creasse delle interferenze. La Markov Corporation è abile nel mascherare i propri profitti sotto la voce beneficenza, però non si era mai spinta a operare in territorio americano. Non so cosa pensi ottenere da questo posto, ma deve essere qualcosa di grosso. Magari questa storia permetterà finalmente di mostrare al mondo la vera faccia di questi. Ok, ho già visto qualcuno a quella finestra e mi ha già terrificato abbastanza. Le note vengono inserite tutto qui, non so la verità, ma per registrare gli eventi. Covacciati, alzati a un tondo. Ok. Siamo accovacciati. Tutto buio, non si vede niente. C'è una porta. È chiusa. Ma siamo di colori noi? Non lo so, dalla mano non lo capisco. Potrei farmi un selfie. Quando la videocamera è accesa puoi ingrandire o ridurre la visuale. Questa è da qui. Che è questa musica già terrificante? Per saltare cammino avanti premi X. Saliamo. Ti
non l'ha fatto fare. Io non entrerei mai in un manicomio in questo modo, così. Da solo. Mio Dio, è terrificante. Che succede qua? Sono dei video. C'è una ecco, c'è una finestra qua. Just checkerò, basta, perché sennò ti mi tocca bloccarti, eh. Lo dico. Uomo avvisato, mezzo salvato. Gli infrarossi non sono batterie, usano un criterio. Va bene, just checkerò, mi dispiace, però... Come una persona esagera, esagero. Nessuno? C'è nessuno? Mio Dio, ho paura. Non ci insegue nessuno. Possiamo fare con calma, no? Oh, che cazzo dici? Ma siete scemi. Registro? Registro. Questa fotocamera si è accesa da sola. Paura, cazzo. Va bene. Per attraversare una strettoia muoviti verso di essa. Io non sei. Pensavo di attraversarla stando fermo. C'è un telefono che l'ho occupato. Opla, c'è nessuno. Qualcuno ha chiuso la porta, ragazzi. Ma perché? Chiudi, chiudi. Che fa? Oh, perché ti chiudi fuori? Ma sei scemo? Oh, che cavolo. Per raggiungere il condotto della reazione... Ah, c'è un condotto, non l'avevo nemmeno visto, figurati. C'è quel, c'ho nulla da prendere, niente. Avoid contamination, wash your hands. Che cazzo di bacherozzo è questo? Che schifo. Va bene, salirò. Salve. Piano. Piano. Cazzo era quello? Oh mio Dio. Nessuno? La porta è bloccata. Porca madorca! No ragazzi, no, così no però, eh. Così no. Oh mio Dio. Mi è già passata la voglia, ragazzi, ve lo dico, eh. Mi è già passata la voglia di registrare questo cazzo di gioco di merda. Oh, porco Giuda. Sì, ma qui c'è cadaveri ovunque. Cazzo vuol dire? Non vedo niente senza fotocamera. Oh! C'è uno lì, ragazzi, c'è uno. Puoi smettere di ansimare, stupido? Ma ragazzi, io non ce la faccio. Io non ce la faccio, io sto male. Io sto male già adesso. È buio tutto qui. Batteria. Poi, meno male. Oh my god. Piano. Oh! Porco, ma che cazzo! Ragazzi, non gioco più, eh. Non gioco più. Che cazzo sta dicendo? Mi spiegate che cazzo sta dicendo questo?
i cazzo di sottotitoli. Non ce la faccio, non ce la posso fare, ragazzi. Io mi sento male. Mi sento male. Devo interrompere, ve lo giuro. Nuovo obiettivo, fuggi dal manicomio, accede ai comandi della sicurezza per sbloccare, non l'ho letto. Che poi il ciccione da dove è spuntato se quella porta era chiusa? Sì, più forte, sbattila. Non t'hanno sentito al piano di sopra. Non t'hanno ancora sentito. Oh! Dov'è, vivo? Ma mi auguro che la tua vita tu sia morto, guarda. Oh, che minchia di pianta del cazzo! Cos'è questo? Sì, fai rumore, urla. Hopla, hoppa, le pale, ale pale palù. Salve, il motore morfogenio si è attestato a circa 2000 parti per milione. Si consiglia di superare la fase di trisomestazione degli ormoni. La spirometria ha rilevato accumuli bronchiali di leggera media densità. Le scansioni della risonanza magnetica sono coerenti con i sogni riferiti al del paziente. Non me ne frega un cazzo dei sintomi del paziente. Non me ne fotte un cazzo di questo ospedale di merda. Io non ci venivo qui dentro. Lo capite? Per sbirciare. Oddio, c'è uno lì! Riprendilo. Ah, bellino. Oh, ma queste cuffie sono intrecciate. Io vado di qua, eh? Te stai lì, io vado di qua. È chiuso, ma perché ci avrei scommesso? Perché ci avrei scommesso? Allora, è disabile, fino a prova contraria. Io ho rispetto per loro, però... Lui è uno zombie, cos'è? Non mi tocca, vero? Eppure le gambe sembrano funzionargli. Ok, c'è altra gente. Buongiorno, vengo in pace? Tutto bene? Perché guardano lo schermo? Oddio, signor! Oh, Voldemort! Voldemort! È Voldemort quello là! Oddio, brutto lui! Posso riprendervi, ragazzi? Non ho mai visto gente così brutta, lo giuro. Che si fa? Lui si masturba. Voldy? Voldy? Voldy, pensa al riso, papà. Vabbè, buona, eh! Io vi lascio, vedo che vi state divertendo. E ci sentiamo magari più tardi, se per voi va bene. Ah, ma lui non ha la mano. Scusa, non l'avevo visto. Chiudi la porta, chiudi la porta, no. Ho paura, io non voglio più giocare a questo gioco del cazzo. È morto questo, dai, ma la gente muore a caso. Chiave elettronica. C'è poco, c'è male. Chi viene a giocare a calcio? Dai, andiamo! Stai in porta? Oh, porco disco! Io non ti volevo prendere in giro, stavo scherzando. Stavo scherzando. Stavo scherzando, non ti... Se l'è presa perché gli ho detto doveva stare in porta. Una cosa che mi serve in questo momento. Ragazzi, io mi arrendo. Non ce la faccio più a giocare, ve lo giuro, sto male. Questo primo episodio, che non so se finirà mai da qualche parte, è terminato. Allora ragazzi, io direi che questo primo episodio di Outlast è terminato. Ho avuto degli attacchi che non avevo mai avuto. Allora, io non penso di proseguire la serie, a meno che veramente proprio non vi piace tanto, ma tanto. Se non arriviamo a 6.000 mi piace, GG, basta. Io non ce la faccio a soffrire per 2.000 mi piace, mi dispiace. Niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo giorno, al prossimo video, spero che vi sia piaciuto. Passate da G2A in descrizione, mi raccomando, perché c'è il codice sconto del 3%, porca miseria, della pagina Facebook. Quasi tutto.